Uè zozzi, come va? Finalmente gioco a Grim Fandango in italiano. La verità è che ho già iniziato una partitella per affari miei in inglese. Però mi sono detto, ma perché non fare una partita anche con i miei amichetti del canale di Barbaruffa, con i miei nipotini barbaruffosi? Voglio ringraziare tantissimo una persona che mi ha spinto, ma molto, a giocare a questo Grim Fandango. Le iniziali sono LM e ci siamo visti a Torino e abbiamo chiacchierato un bel po'. Quindi chi lo sa, lo sa, mi sto riferendo a te. Giochiamo a questo Grim Fandango. Come vedete è un gioco di atmosfera, un punto e clicca bello classico, e devo dire che mi sta piacendo tantissimo. Il problema, secondo me, la differenza tra la versione italiana e la versione inglese non è dei doppiatori. I doppiatori sono bravissimi. Il problema è l'adattamento, perché nella versione inglese c'è questo sapore di spagnoleggiante del protagonista Manuel, questo scheletrino qui vestito da cupo mietitore, che è molto caratteristico, dà tanto e soprattutto riesce a fondersi con l'atmosfera, il riferimento culturale al Dia de los Muertos. Insomma, questo tizio non sembra madrelinguista spagnolo o ispanico, comunque, come si dice, ispanofono, esatto, non sembra, sentite. Ma pochi ne sono degni. Diamo un'occhiata al vostro curriculum. Cioè, come vedete, è un tizio, un doppiatore, bravo. Cattiva notizia è che il treno che, è oltre però, la vostra portata. Qui è stato detto, fallo italiano, fallo in dizione. Quindi è sempre questo problema appianato, che però non ha motivo di esistere, perché in questo caso ecco la non la è che si doveva rendere in italiano un dialetto della lingua inglese o della lingua americana, della lingua dell'inglese americano. Bisognava rifare un accento spagnolo che si poteva fare benissimo in italiano. Basta parlare tutto in questo modo. Ai caramba, che cazzo ne so. Se te la studi ce la fai. Però, va così. La storia di questo Manuel è che sei il cupo mietitore che deve vendere dei pacchetti di viaggio alle anime che arrivano nell'aldilà. Questo per conquistarti la libertà, altrimenti sei condannato a lavorare eternamente in questa azienda burocratica di viaggi. Specialmente con clienti. Quindi iniziamo subito. Ridendo e scherzando, senza chiacchierare, cioè chiacchierandoci sopra, ci siamo visti anche tutta quanta l'introduzione con i sottotitoli. E sto qui. Insomma, a vendere spazzatura dei pezzenti per l'eternità. Mi servono clienti migliori. Mi serve un santo. Quello che mi serve è un santo ricco e defunto. Ok, vi ha detto tutto quanto. Cioè, vi ha raccontato tutto quanto. Che è sesto? Visto? Il gioco inizia con una frase in spagnolo, che è sesto. Che, devo dire la verità, quando l'ho sentito per la prima volta mi sono detto, madonna, hanno sbagliato a mettere la traccia, è partita la traccia spagnola, non ha senso, perché il mio primo avvio è stato in italiano. Poi mi sono detto, dai, ascoltiamolo in inglese, proprio per far fronte a queste incongruenze. Come vedete, i controlli sono sempre gli stessi, di ogni avventura punta e clicca che si rispetti, quindi si punta e si clicca, effettivamente. È possibile osservare, raccogliere e aggeggiare. Aggeggiamo subito, questa parte la so già. Bene. Oh yeah. Cosa ci dice? È un ordine del giorno. Fantastico. A tutti gli agenti, da capo ufficio Don Copal. Molto bene, teste d'osso. Ringraziate la vostra buona stella e fiondatevi nelle vostre maledette auto. Abbiamo un avvelenamento di massa per le mani. Ci sono troppe avvelenamento di massa. Mi dispiace per i nostri amici di massa marittima e massa Carrara. Insomma, c'è un avvelenamento di massa è brutto. Cioè, perché volevano avvelenare massa? Fesso. Va. Ok. Il mio computer mi dà accesso istantaneo al database dei defunti. Ok. Intrasportabile. Intrasportabile. Fantastico. Giochiamo al computer. Vai su YouTube e cerca Barbaruffa. Ecco il file di Celso. Okay. Quel bastone da passeggio era anche troppo per lui. E sti cazzi. Ok, ok. A questo punto muoviamoci in qua. Prendiamo le carte, va? Meglio prendere queste carte. Si preannuncia una lunga giornata di solitario. Ok.
te ti rimetto in tasca. Vediamo i libri. Il boss mi regala sempre questi manuali del perfetto venditore. Hanno comprato la fattoria, adesso vendigli le mucche. Roba del genere. Davvero di grande atmosfera questo gioco. Mi piace un sacco. Anche la faccetta di Grim Fandango. Ok. Ah, ecco, se ve lo dovete comprare, mi raccomando, salvate i giochi. Questo è un gioco abbastanza old school. Tra l'altro, la cosa carina è che nelle opzioni è possibile... Dov'era? Ah, ecco, caratteristiche speciali. È possibile cambiare la risoluzione e mettere la grafica originale oppure no. Quindi, se proprio volete fare un'esperienza old school da Dio, ecco qua. Così, vedete, squadrato, quindi 16 noni fittizio con tutta la grafica un po' ruvida di quegli anni. Con il doppio clic possiamo correre e vai. Lasciamola per un pochino così. Parliamo con questa simpatica segretaria. Bene. Perché non sei all'avvelenamento? Che avvelenamento? No, cosa rispondiamo? Facciamo un po' gli Impegnata come al solito, vedo. Avrei più lavoro se tu avessi più clienti. Hai... presa bene. Dove sono tutti? Manny, hai scordato che giorno è oggi? Oh, cribbio. Sono venuto di sabato un'altra volta? È il giorno dei morti. Tutti tornano nella terra dei vivi per visitare le loro famiglie, come dovremmo fare noi. Ecco, non l'avevo notato, avevano detto il giorno dei morti. Però da noi il giorno dei morti... non è come il Dia de los Muertos, perché è proprio un riferimento culturale che hanno appiattito, perché poi non ha senso che ci sono tutti i festoni, tutte le cose fuori, tutti che festeggiano. Cioè, ha senso se pensi al Dia de los Muertos come fanno i messicani, ma non ha senso se la pensi in italiano al giorno dei morti. Cosa succede? Si va al cimitero? Questa è una cosa che non... a cui non avevo pensato. Perché tu non vai a trovare la tua famiglia oggi? Beh, il capo è qui e così io devo essere qui. E tu, Cal? Non ho nessuno da andare a trovare laggiù. E non vuoi Domino qui da solo a raccogliere tutte le buone occasioni? Domino è qui? Adesso è all'avvelenamento. E ti sta soffiando la commissione. Bene, vado a battere un po' la strada. Bravo, dagli una lezione a quella strada. Wow. Dunque, adesso facciamo così. Questa vi sembrerà strano, ma è la prima cosa che ho fatto in questo gioco. Mi veniva voglia di far così. Ho bucato una carta. Manny, cosa stai facendo? Non lo so perché. Segno le carte, dolcezza. Mi sono detto, va fatto. Ok, andato. Adesso, dov'è che dobbiamo andare? Andiamo di qua. Oh yeah, al garage. Oh yes. Bella storia, cioè bella storia nel senso di brutta. Qui si non posso andarci a piedi. Qualcuno ci ha provato, ma non è mai tornato. Ok. Figata. Lo fanno funzionare i demoni autisti. E la compagnia non dice a noi venditori come si usa. In qualche modo devono tenerci qui. Vai. Dai, bussiamo qui. Ehi, servizio! Ehi, che cazzo? Lui mi piace un sacco. Mi spiace, signore, non credevo. Gli agenti alle vendite di solito non vengono qui, in questa parte del garage. E tu sei un autista? Tu sei un autista? Io? No, non le guido. Le aggiusto e basta. Vai. Mi chiamo Calavera, Manny Calavera. Io sono Glottis, non ho molte visite.
Ehi, ho un messaggio per un certo Calavera. Il tuo autista ha detto che Mr. Harley ha detto che poteva avere il resto della giornata libera. Domino ha mandato a casa il mio autista? Sì, non è gentile. Questo mi incuriosisce. Glottis. Glottis. È un nome tedesco? Oh no, le mie radici non affondano sul suolo terrestre. Sono uno spirito elementale evocato dalla terra dei morti a cui sono stati dati uno scopo, un'abilità, un desiderio. Guidare, oppure cambiare l'olio e regolare le cinghie se non ci sono incarichi d'autista vacanti. Che figata, me l'ero persa questa linea di dialogo. Pare che abbia bisogno di un nuovo autista. Yes. Io... Dai, guida tu. Guida tu. Io credo che tu abbia ragione. Sì, è vero. Ti va di sostituire il mio autista? Io? No, mi dispiace. Non posso. Le regole. Andiamo. Qua dobbiamo insistere, sono mi sa. Sono grosso. Sì, dai. Non sei troppo grosso. Sono le auto che sono troppo piccole. È vero, quelle stramaledette utilitarie. Ehi, mi è venuta un'idea. Potrei modificare un po' la tua auto. Solo un tocco leggero leggero di fiamma ossidrica, capisci? Ma non posso modificare le auto senza un ordine di lavoro. Non so, Glottis sembra più intelligente con il posto. Un ordine di lavoro? Sì, italiano. Sì, sì. Non posso accendere niente di più grosso di una sigaretta senza uno di quelli firmato dal boss in persona. Ehi! Questa è la mia specialità, far firmare la gente. Torno tra un attimo. Sì, troppo piccole. Io non sono troppo grosso. Tutto qui è troppo piccolo. That's what she said. Voglio farvi sentire la linea di dialogo con opzioni italiano, Portuguese do Brasil. Ok, inglese. Sentite qua, sentite come parla Otis. Glottis. Hey. Mi sono confuso. Hey, Manny! Did you get that work order signed yet? No. Can't we just do it without... I told you I could lose my job! Manny! If I lose my job! Hey, don't worry. Just go on back to work. I'll get that work order signed. Somehow. Ok. Avete visto l'espressività anche della voce, del dialetto? Manny è... Glottis è più... allo sbaraglio, diciamo, mentre invece in italiano sembrava molto più pacato, molto più profondo, molto più... Ora riascoltiamolo anche in italiano. Spero che ci sia la stessa linea di dialogo. Sentiamo. Ehi, Manny, sì. Sei già riuscito a farti firmare l'ordine? No. Non possiamo fare senza? Te l'ho detto, potrei perdere il lavoro. Manny, se perdo il lavoro... Dai, su, non preoccuparti. Adesso torna al lavoro. Avrò quell'ordine firmato, in qualche modo. Ma... è proprio appiattito, è un peccato. Cazzo, è un peccato, perché in inglese... Non lo so, è come se non avessero tenuto conto di questo nell'adattamento. Cioè, si sente che i doppiatori sono bravi. È come l'adattamento che perde qualcosina. Oh beh, comunque sia, ci becchiamo alla prossima puntata con Grim Fandango. Spero di farlo tutto quanto. Ciao!